E all'indomani del voto sul Jobs Act, i 5 Stelle commentano, i 5 Stelle attaccano Renzi dicendo non ha più i numeri. Quanto invece alle questioni interne, il deputato Luigi Di Maio chiede di tornare tra la gente e di non andare in TV. Valeria Ferrante lo ha intervistato. Come pensate di reagire a un risultato elettorale che anche molti dei vostri hanno definito deludente? Per dare una risposta ad un astensionismo così alto bisogna stare sempre di più tra i cittadini ed aiutarli nel combattere le ingiustizie. Se ci hanno mandato in Parlamento è perché abbiamo dei poteri che possiamo utilizzare per evitare gli espropri ingiusti delle case, per evitare i casi di malasanità causati dalla tangentopoli delle regioni, per evitare che ci siano trivellazioni su terreni agricoli di contadini in Basilicata o in Calabria. Non è la linea di Grillo che va rimessa in discussione, non è il caso di andare in TV come dicono molti dei vostri parlamentari. Ma chi pensa che andare in TV serve a fare nuovi voti? Possiamo vederlo da Salvini e Renzi che sono stati in TV per 3 mesi e hanno causato un astensionismo del 70%. La linea cambia nel momento in cui il gruppo parlamentare decide di stare, e per me questo è giusto, sempre di più tra i cittadini, tagliarsi sempre di più gli stipendi come stiamo facendo e far partire nuove imprese. Noi con 10 milioni di euro di stipendi tagliati faremo partire 100 imprese per giovani disoccupati. Molti dei vostri parlamentari in questi giorni hanno chiesto un'autocritica che non è arrivata dai vertici. Secondo lei in futuro tutti i gruppi parlamentari seguiranno compattamente la linea che arriverà dai vertici? Ma i gruppi parlamentari non seguono la linea dei vertici, si danno una linea votando in assemblea, e per me adesso la linea deve essere stare sempre di più al fianco dei cittadini, quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, e dimostrare che non andiamo a caccia di voti ma andiamo a caccia di ingiustizie per cercare di risolverle. Sul Jobs Act siete usciti dall'aula ieri, perché c'era il rischio che qualcuno dei vostri, come dice qualcuno, potesse votare a favore? Abbiamo dimostrato che Renzi anche alla Camera, non solo al Senato, non ha i numeri e per pochi voti è riuscito a far passare un atto ignobile che mortifica l'articolo 18 e mette una telecamera sui lavoratori per controllarli.